Noi del Comitato dell'Acqua Pubblica di Anguillara, quando abbiamo saputo che la nuova amministrazione ha firmato un contratto per installare nel nostro territorio delle casette di distribuzione dell'acqua, ci siamo resi conto che era una cosa assolutamente iniqua e ingiusta rispetto al risultato referendario. Se consideriamo che il 12 e il 13 giugno c'è stato un risultato referendario storico in cui circa 27 milioni di cittadini e 8 mila cittadini di Anguillara hanno risposto ai quesiti referendari con due sì per l'acqua pubblica, capiamo benissimo che l'aver installato, aver sottofirmato un contratto con un'azienda privata da parte dell'amministrazione è un disattendere la richiesta che i cittadini hanno fatto attraverso l'espressione di voto. Sostanzialmente questo voto dà fiducia alle amministrazioni locali, alle amministrazioni pubbliche che devono fare il loro lavoro, e cioè la gestione del bene comune, non devono delegare ai privati questi servizi fondamentali alla vita, e in un certo senso è un riacquistare, riappropriarsi della politica anche da parte dei cittadini che vogliono quindi essere all'interno delle scelte politiche e non vogliono delegare ai politici le scelte sui beni fondamentali. E quindi quando abbiamo saputo che a distanza di 3 settimane dall'espressione di voto referendario l'amministrazione il 5 luglio ha sottofirmato un contratto con un'azienda privata, noi siamo stati abbastanza allibiti, perché in effetti con questa firma di contratto i nostri amministratori praticamente privatizzano una parte del servizio idrico, cioè delegano a un'azienda privata la distribuzione di un'acqua che è del nostro acquedotto, data gratuitamente in uso all'azienda privata, che poi la tratta e la distribuisce non gratuitamente, ma attraverso un compenso, anche se minimo, 0,5 centesimi. Loro dicono, beh, è gratuito. Non è gratuita. È comunque entrare nelle logiche del mercato, far passare che un bene comune è una merce. Questo per noi non è accettabile, soprattutto non capiamo come i nostri amministratori non abbiano capito e fatto loro l'espressione di voto dei cittadini. E in secondo luogo, ovviamente un'azienda è dentro le logiche del mercato, un'azienda non è una beneficiatrice del bene comune, un'azienda esiste perché deve fare profitto, pertanto l'installare le macchine di distribuzione dell'acqua, le casette come le chiamano loro, per questa azienda sicuramente è un investimento per cui trarrà del profitto. In questo modo si disattende anche il secondo quesito referendario in cui si abrogava il 7% garantito a tutte le aziende che gestivano o che volevano gestire il servizio idrico in Italia. Quindi non capiamo come mai veramente la nostra amministrazione ha fatto questa scelta in modo solitario, senza consultarsi ulteriormente con i cittadini o soprattutto in modo sordo, perché l'espressione dei cittadini già era stata 3 settimane prima della firma del contratto. Inoltre è vero che noi cittadini di Anguillara ci lamentiamo della qualità dell'acqua, perché qui abbiamo il grosso problema dell'arsenico. Rispondere all'emergenza dell'arsenico attraverso delle macchine di distribuzione gestite da un servizio privato non è il modo più corretto, perché prima di tutto si crea anche iniquità, perché non tutti i cittadini potranno venire qui a prendersi 10 litri di acqua al giorno gratuiti, e metto fra virgoline gratuito perché non è gratuito, la paghiamo sempre noi con la nostra tassazione. E per di più non capiamo come mai hanno fatto una scelta di investire in un certo qual modo 20.000 euro attraverso l'acquisto delle tessere e quindi investirlo presso un'azienda privata invece di investirlo presso una struttura pubblica già esistente nel nostro territorio. Noi abbiamo le fontanelle dell'Acqua Claudia che sono chiuse da circa 2 anni. Perché? Chiediamo agli amministratori perché non hanno investito affinché si potessero riqualificare quelle fontane pubbliche, che non era solo una riqualificazione nella distribuzione di acqua di qualità, ma potrebbe essere anche una grande operazione di immagine per l'amministrazione stessa, perché è una riqualificazione ambientale, storica, una riqualificazione di un pezzo di territorio, e quindi speriamo fortemente che
loro si concentrino su questo per poter abbattere le bottiglie di plastica. Noi crediamo fortemente che l'ente pubblico è l'ente che deve gestire il diritto fondamentale alla vita. Se vogliamo poi abbattere il surplus, diciamo, che c'è ormai nella mentalità del consumismo della nostra società, che siamo abituati a bere l'acqua in bottiglia per un consumo indotto, perché non è un'esigenza effettiva, e ormai il mondo della pubblicità è occupato dalle pubblicità delle acque in bottiglia. Allora, se vogliamo abbattere il consumo dell'acqua in bottiglia, riqualifichiamo le fontanelle dell'acqua Claudia, riappropriamoci di un pezzo di territorio affinché i nostri cittadini possano andare a riempire le bottiglie presso queste fontanelle. Tra l'altro siamo in un luogo qui che stride fortemente con la scelta dell'amministrazione, perché qui alle mie spalle abbiamo la casa dell'acqua di distribuzione di tipo privatistica, e invece dall'altro lato abbiamo delle fontanelle che sono state sigillate. Sarebbe stato molto più bello e insomma equo e anche qui un'operazione d'immagine che riqualificassero queste fontanelle con una distribuzione di acqua di qualità e, ancora sottolineo, di servizio pubblico.